Qual è il ruolo clinico dei farmaci cosiddetti PARP inibitori nella terapia del tumore al seno metastatico? Quali sono le pazienti candidabili all'utilizzo di questi farmaci? Quali sono i risultati che si possono ottenere? Ne abbiamo parlato con il vero esperto, col professor Michelino De Laurentiis, che abbiamo incontrato qui a Milano nel corso del PARP Summit, un evento multidisciplinare condotto per fare il punto proprio su questi temi. Professor De Laurentiis, qual è il ruolo dei PARP inibitori e dell'olaparib in particolare nelle forme metastatiche di tumore della mammella? Qual è il beneficio clinico in questi casi? Sì, i PARP inibitori sono efficaci nei tumori della mammella metastatici che insorgono in pazienti portatrici di mutazioni ereditarie, quindi i cosiddetti tumori ereditari della mammella. I geni sono ben noti, sono il BRCA1 e 2. Se una paziente ha un tumore ed è portatrice di questa mutazione, può beneficiare dell'utilizzo dell'olaparib nella fase metastatica. L'olaparib in particolare è utilizzabile solamente in Italia nei tumori triplo negativi e al posto della chemioterapia standard. Ovviamente questa indicazione è soprattutto valida nei tumori che non sono candidati a ricevere l'immunoterapia. Per quelli candidati a ricevere l'immunoterapia, il posto dell'olaparib è in sequenza dopo una prima linea con immunoterapia e chemioterapia. E qual è il beneficio aggiuntivo, professore? Il vantaggio è che le pazienti con l'olaparib hanno degli effetti terapeutici nettamente superiori rispetto a quella che era la terapia standard precedente, cioè la chemioterapia. E questo sia in termini di riduzione della massa tumorale, i tassi di risposta sono almeno il doppio di quelli della chemioterapia, sia in tempo di prolungamento, diciamo, della risposta terapeutica, che diciamo il tempo alla progressione è molto più lungo con l'olaparib rispetto alla chemioterapia standard. Senti, professore, poi c'è un altro ambito di impiego completamente diverso, cioè dopo l'intervento chirurgico, quindi come terapia adiuvante. Ecco, in questi casi qual è il beneficio aggiuntivo del farmaco? Sì, in questi casi l'olaparib si dà per prevenire lo sviluppo di metastasi e quindi potenzialmente per migliorare i tassi di guarigione. Quindi è un setting recente per l'impiego di questo farmaco che però promette di, come dire, di rappresentare un passo in avanti decisivo nella guarigione dei tumori che insorgono in donne sempre portatrici di mutazioni ereditarie. Quindi ci riferiamo sempre a questa nicchia di donne che diciamo rappresenta circa il 10% di tutti i tumori della mammella. Se queste donne hanno avuto un trattamento per un tumore mammario comprendente la chemioterapia, la radioterapia e la chirurgia in fase precoce, ma hanno comunque un rischio elevato di recidiva, possono beneficiarsi dell'impiego dell'olaparib, che grosso modo riduce il rischio che la malattia si riproduca intorno al 40%. E è dimostrato soprattutto da un'analisi recentissima, migliora anche il rischio di morire, cioè si riduce il rischio che le pazienti nel corso del tempo possano andare incontro a un decesso legato al tumore della mammella. Quindi è un trattamento potenzialmente molto importante, limitato però alle donne ad alto rischio. Ecco, professore, voglio proprio un commento sul tema del test. Lei ha detto, sottolineato come il vantaggio ci sia solo nelle pazienti portatrici di mutazione BRCA. Allora volevo chiederle quando fare il test, quando è importante e su chi farlo, quindi in che fase di malattia è giusto approfondire anche questo aspetto. Beh, diciamo che noi tradizionalmente siamo stati sempre parsimoniosi nell'utilizzo del test, selezionando in maniera molto molto rigida le persone e le pazienti che avevano per storia familiare un rischio elevato di essere portatrici di una mutazione di BRCA. In realtà adesso, come dire, questo paradigma selettivo sta cambiando, perché il test BRCA non è più solo un marcatore di rischio e di ereditarietà, ma è diventato un marcatore, un biomarker di efficacia di un trattamento specifico, che è quello con l'olaparib. E di conseguenza tutte le pazienti che hanno un rischio comparabile a quelle dello studio Olimpia dovrebbero in qualche modo essere inviate all'esecuzione di questo test per evitare di perdere un'opzione terapeutica che può essere fondamentale nel loro caso. Quindi si sta un po' cambiando l'atteggiamento, stiamo indicando l'esecuzione del test in fase precoce, anche prima dell'intervento chirurgico, a una platea sempre più vasta, proprio nell'intento di somministrare l'olaparib a queste donne quando fosse necessario. Per avere una chance in più. Una chance in più.